situazione attuale, allora ripeto, si va sicuramente verso la chiusura del campo. La situazione attuale per quanto riguarda le utenze, in particolare la luce, è intestata direttamente alle famiglie che abitano il campo, che però sono morose nei confronti di Enel. Però in questo caso il comune nulla c'entra e non ha assolutamente elargito contributi per il pagamento delle utenze. Per quanto riguarda invece la occupazione delle piazzole di sosta, c'è un regolamento datato al tempo della creazione del campo, quindi alla fine del 1999-98, e stabilisce chiaramente che nel momento in cui le piazzole non dovessero essere pagate, si procede esattamente come, mi permetto di richiamare, uno sfratto per morosità. Non paghi la piazzola di sosta e quindi evidentemente non puoi permanere. Per cui, con un'attenzione alle famiglie che hanno dei minori all'interno, per il resto si sta valutando di applicare quello che è un regolamento benché datato. L'opposizione però dice non possiamo prenderli tutti e metterli su un treno. Beh, se una famiglia normale riceve uno sfratto per morosità, io ricevo un sacco di persone che mi vengono a chiedere aiuti perché finiscono in mezzo a una strada e si cerca di aiutare, però non... Se tutte le persone che subiscono uno sfratto per morosità il comune dovesse sistemarle... La legge deve essere uguale per tutti, se ho capito bene. Esattamente. Grazie, buon lavoro. A lei, arrivederci.